Bene, vedo già che sono pronti i ragazzi, gli amici del nostro balletto, che sembrano tutti una scacchiera, vedo. Hanno fatto dei costumi, la Cristiana Lafayette a scacchiera. No? Don Lurio, che cosa fai in pedana? Che posso dirti? C'è un piccolo problema. Cioè? Qualcuno ha lasciato un pezzo di legno qui e non so che fa con questo pezzo di legno. Le ballerine non possono ballare perché c'è un pezzo di legno. No. Ma proviamoci lo stesso. Si deve fermare la musica. Qualcuno, per favore, vieni qui e prendi questo pezzo di legno perché c'è un balletto adesso, ma io non so che fa. È sempre qui, non so. Ciao Lino. Briga Floro. Vedete che non c'è un balletto, ragazzi? Oh, d'accordo, siete bravi lo stesso. Veramente bravi, veramente bravi. Sono riusciti a fare un balletto con un pezzo di legno, veramente incredibile. E sarà stata contenta quella nostra amica che prima al telefono durante uno dei giochi mi chiedeva: ma il balletto quando balla? Avete visto? Con un pezzo di legno sono riusciti a ballare. Adriano è il più anziano dei ballerini, per cui ha questo compito. Siamo a meno 171 al tramonto. Al tramonto? Beh, bella. I militari dicono all'alba, noi al tramonto. Va bene, bravo Adriano, al tramonto. E allora iniziamo. Che cosa c'è? Due tartarughe di mare? Voi due siete due tartarughe di mare? Siete usciti dal mare? Io non so se voi sentite le cose fondamentali che dice Davide, eh? Siete usciti dal mare, va bene. Allora adesso siete usciti dal mare, state ben attenti con tutte le branchie, ben attente. Guardate un po' come sono eleganti oggi Robertino e Adriano.
Non li potete deludere, mi raccomando, dovete giocare benissimo perché sennò ci rimangono male, si sono fatti tutti carini. Bisogna veramente partecipare al gioco bene indovinando tutto. Promesso, eh? Ciao. Pronto? Guarda un po'. Un pinguino. Un pinguino. È un valzer molto romantico che io dedico a tutti i romantici che ci stanno seguendo in questo momento. Il nostro balletto.